In netto anticipo rispetto ai tempi previsti è stato presentato il rendiconto finanziario del Comune di Chieti per l'esercizio 2021 che il commissario ad acta ha presentato in sostituzione della Giunta. I risultati del rendiconto presentato dal commissario Filippo Rosa, incaricato dal prefetto di Chieti, parlano di un saldo di 57,5 milioni di euro. Dunque il primo passo per il risanamento dell'ente è stato compiuto. Commissario, per la prima volta il bilancio del Comune di Chieti chiude in positivo dunque? Sì, da quello che ho visto io, insomma, i risultati del rendiconto che portiamo in approvazione al Consiglio è migliorativo rispetto agli anni precedenti. Da una parte perché mi sembra, non ricordo che negli ultimi anni il Comune abbia mai chiuso un rendiconto con un saldo di cassa positivo, e quest'anno c'è un saldo di cassa positivo di oltre 1 milione. E poi un risultato di amministrazione, cioè la cassa più la gestione dei crediti e dei debiti, che porta il risultato a 57 milioni. Quindi un risultato ampiamente positivo che ha consentito il rispetto del piano di rientro, piano di risanamento, che come sapete è stato proposto al Ministero ed è ancora in sede istruttoria, perché normalmente i piani di risanamento degli enti vengono approvati in un arco temporale che impiega più o meno 1 anno e mezzo. Per cui il raggiungimento di questo primo step è fondamentale per andare verso un discorso di risanamento dell'ente. Tanto per chiarire anche ai telespettatori, quali saranno adesso gli step successivi? Il documento è stato restituito all'amministrazione, bisognerà acquisire il parere dei revisori, quindi con i termini che prevede il regolamento di contabilità, e successivamente mettere a disposizione il fascicolo completo del parere ai consiglieri comunali. Quindi anche in questo caso ci sono 20 giorni che prevede il regolamento di contabilità per il parere dei revisori, altri 20 giorni per la disponibilità ai consiglieri dei documenti. C'è da dire che però l'indebitamento del Comune sarà sanato anche in base alla sorte che avrà Teate Servizi? È evidente che il Comune di Chieti ha esternalizzato, ha affidato alla Teate Servizi la gestione della riscossione delle entrate, diciamo, correnti, gran parte delle entrate correnti. È evidente che se si recupera efficienza nell'incasso di queste somme, automaticamente l'amministrazione subirà dei benefici anche in termini di riequilibrio prospettico della gestione.